Qua si parla di campo gravitazionale, che era il concetto che volevo introdurre la volta scorsa. Abbiamo un primo esercizio, il numero 29, in cui chiede di fare un calcolo sul campo gravitazionale. Il campo gravitazionale di Saturno ha intensità pari a 585 metri su secondo al quadrato, alla quota uguale a un terzo del suo raggio. RS uguale 6,03 per 107 m, come vedete è un raggio più grande di quello terrestre. Saturno è piuttosto grosso tra i pianeti del Sistema Solare al di sopra della sua superficie, determina la massa del pianeta. Ora, attenzione, dobbiamo chiarire intanto che cosa vuol dire campo gravitazionale. Possiamo già avere un'intuizione guardando il dato fornito dall'esercizio, c'è un 5,85 metri su secondi al quadrato che richiama il valore di un'accelerazione. E in effetti il campo gravitazionale ha le dimensioni di un'accelerazione, di un'accelerazione di gravità in particolare. Vediamo brevemente il perché. Quando noi abbiamo parlato la volta scorsa abbiamo cercato di parlare di campo, abbiamo detto che il campo è un'entità fisica che viene introdotta per spiegare l'interazione degli oggetti a distanza. Nella visione di Newton, l'azione a distanza è un'azione che lui sostanzialmente ha ammesso come possibile senza trovare una chiara spiegazione, semplicemente perché era l'unico modo per far funzionare l'interazione fra i pianeti ha scritto alla fine una formula matematica che permetteva di eh, quantificare l'intensità della forza di interazione fra due corpi celesti, note le masse e la distanza. Però questa era essenzialmente un'interazione a distanza istantanea. Se vi ricordate la volta scorsa abbiamo ragionato su cosa dovrebbe succedere se dati due corpi celesti, per esempio il Sole e la Terra, o il Sole e qualsiasi altro pianeta, visto l'esercizio, immaginiamo che questo sia Saturno, a un certo punto il Sole dovesse sparire, uno o due, due corpi celesti venisse a sparire. Quando eh, dovrebbe il secondo corpo celeste risentire della sparizione o comunque del cambiamento avvenuto nelle caratteristiche del primo corpo? E nella visione di Newton la propagazione di questa informazione dovrebbe essere istantanea. Oggi sappiamo, alla luce di nuove teorie che al momento non stiamo affrontando nel dettaglio, questa propagazione istantanea non può essere. Diciamo che lo stato di cose che viene a crearsi attorno al primo corpo celeste nel momento in cui questo qui subisce cambiamenti, si propaga nello spazio a velocità finita ad una velocità che non può superare il valore della velocità della luce, che è dell'ordine di 3 per 10 alla 8 metri su secondi. C'è da fare una considerazione in questo senso, 3x10 alla 8 metri su secondi è sì una velocità molto elevata per i nostri standard, parliamo di 300.000 km al secondo. Sulle distanze astronomiche, però, questa velocità ha comunque dei tempi di propagazione misurabili, non, non si tratta più di processi quasi istantanei. Già considerando soltanto la distanza Terra-Sole, il tempo necessario per percorrere 1,5x10 per alla 11 metri della distanza Terra-Sole, Beh, è di circa 8 minuti. Quindi significa che qualunque cosa dovesse succedere al Sole, anche così ipoteticamente la sua sparizione, oppure un suo collasso gravitazionale o una sua espansione, gli effetti gravitazionali sulla Terra arriverebbero con un ritardo di 8 minuti. Questo significa anche una cosa, ci deve essere necessariamente una, un qualche tipo di tramite tra... Il primo corpo celeste e il secondo nella loro interazione, non, so, non è un'interazione diretta corpo celeste-corpo celeste. Il tramite è qualcosa che riguarda lo spazio circostante, è una proprietà dello spazio che viene chiamata campo. E quindi in qualche modo deve avere una sua esistenza a sé, indipendente da chi questo stato di cose l'ha generato, per esempio il Sole. Il concetto di campo viene introdotto uh, con più chiarezza durante lo studio dell'elettromagnetismo. Maxwell ha in qualche modo unificato tutte le conoscenze sull'elettromagnetismo. Faraday ha più chiaramente espresso il concetto di campo e dato un'idea di come rappresentarlo attraverso le linee di campo. Linee di campo che vengono utilizzate per dare un'idea di com'è la descrizione vettoriale del, um, del campo. Tenendo conto che il campo in qualche modo deve servire a rappresentare una forza, quindi ha una sua natura vettoriale. Per esempio, per il campo generato dal Sole si utilizzeranno linee distribuite radialmente concentriche con il Sole. Cosa sono queste linee? Sono linee che danno un'idea di qual è la direzione della forza di interazione che il Sole esercita su qualsiasi corpo celeste, ovunque esso si trovi. Ad esempio, se guardiamo la Terra, Prendiamo una linea che parte dal centro del Sole e si congiunge con la Terra e questa ci dà un'idea di qual è la direzione della forza agente sulla Terra. Inoltre queste linee possono essere disegnate in modo più fitto o più rado, cioè se ne possono fare di più o di meno, e questo deve dare un'idea, nella convenzione adottata da Faraday, di quanto intenso sia questo campo. Ma di fatto dobbiamo ancora dare una definizione quantitativa di campo, perché questo poi ci porta all'esercizio e a come risolverlo. Per dare una definizione quantitativa si procede in questo modo. Prendiamo ad esempio il pianeta Terra o qualunque altro corpo celeste, e supponiamo di conoscere la forza che esso subisce a causa del campo gravitazionale presente nello spazio circostante, in particolare nel punto in cui la Terra si trova. Supponiamo che la forza sia questa. Allora noi andiamo a dividere il valore della forza per la massa dell'oggetto di prova, lo chiamiamo così, in questo caso il pianeta Terra, che si trova in questo punto dello spazio. Supponiamo che M sia la massa di questo oggetto, qualunque esso sia. Noi definiamo il campo con il rapporto tra la forza che l'oggetto di prova subisce e la massa dell'oggetto stesso. Ora noi sappiamo che il rapporto tra una forza e una massa ha le dimensioni di un'accelerazione e quindi diamo a questo rapporto il nome di campo gravitazionale. Lo indichiamo con la lettera G, si tratta di un vettore. E non è un caso che usiamo la G minuscola perché di fatto questo rappresenta il valore di un'accelerazione di gravità che noi già... Conosciamo, attenzione, che non è l'accelerazione di gravità quella generata dalla Terra. In questo caso stiamo parlando del campo generato dal Sole o da qualunque altro corpo celeste che si trovi vicino alla Terra. E si tratta solo di puntualizzare che il rapporto tra la forza e la massa è un'accelerazione e misura l'intensità del campo generato dal Sole. Ma allo stesso modo possiamo anche misurare il campo generato dalla Terra, cioè se noi pensiamo come corpo celeste che genera il campo gravitazionale alla Terra, quindi siamo nelle vicinanze della Terra, e pensiamo al campo generato nei dintorni dello spazio dalla Terra stessa, allora prendiamo per esempio un oggetto, una, una palla incaduta che si trovi vicino alla superficie terrestre e ha una massa m, andiamo a vedere qual è la forza che questa pallina subisce mentre... È attratta dalla Terra. Questa forza è la forza peso, lo sappiamo. Andiamo a dividere, secondo la definizione che abbiamo dato poco fa, la forza peso per la massa dell'oggetto di prova, questa pallina. Stavolta il rapporto G è proprio l'accelerazione di gravità ed è una misura del campo gravitazionale terrestre. C'è una cosa che dobbiamo dire. La definizione che noi abbiamo dato di campo, poiché è ottenuta dividendo per la massa dell'oggetto di prova, è indipendente dal particolare oggetto di prova che abbiamo preso. Se prendiamo, per esempio, qui nel caso del campo gravitazionale terrestre un'altra pallina con una massa diversa M2, il rapporto tra la forza F2 e la massa M2, noi sappiamo che non è diverso dal rapporto che si ottiene prendendo la massa numero 1. In pratica, il campo gravitazionale terrestre risente della massa della Terra, ma non della massa dell'oggetto di prova che stiamo considerando. E questo aiuta a capire che il campo è una proprietà dello spazio dovuta alle caratteristiche del corpo celeste che sta generando quel campo, quel particolare campo. L'oggetto di prova influisce con la sua massa sulla forza di interazione, ma non sul valore del campo. Bene, ora eh, ci fermiamo un attimo in queste discussioni di carattere generale e andiamo a vedere nello specifico l'esercizio che una volta compreso questo concetto alla fine non è complicato da un punto di vista pratico. Il campo gravitazionale adesso sappiamo che cos'è e quindi 5,85 metri su secondo al quadrato è il campo gravitazionale generato da Saturno ad una quota uguale ad un terzo del raggio. Quando dice un terzo del raggio si riferisce alla distanza misurata a partire dalla superficie del pianeta. Quindi... Ci mettiamo ad una distanza dal centro di Saturno, più o meno così diciamo che questo è il raggio di Saturno e questa è la distanza invece che stiamo considerando e supponiamo che D sia un terzo R. Il disegno è fatto in modo molto approssimativo, non è in scale, è solo per rendere l'idea. Noi abbiamo il valore del campo gravitazionale in questo punto, che è un vettore che va rappresentato verso il centro di Saturno. Lo indichiamo con G. Attenzione che G non è più una costante, stiamo utilizzando G come misura del campo gravitazionale che può cambiare al variare della distanza. Sulla dipendenza della distanza, ora ci torniamo un attimo più avanti, magari prendendo spunto da qualche altro esercizio. Allora, noi conosciamo il valore di G. Conosciamo la distanza, dobbiamo uh, trovare la massa del pianeta, sapendo anche che il raggio del, di Giove è 6,03 per 10 alla 7 metri. Ora qui torna utile la legge di gravitazione universale, noi sappiamo infatti che la forza di interazione che è questo oggetto di prova, di cui non conosciamo la massa, è un oggetto di massa m che si trova qui, la forza che subisce da parte del pianeta è una forza diretta esattamente come il campo gravitazionale, rappresentiamo il vettore forza in verde come abbiamo fatto già altre volte e sappiamo che questa forza la possiamo scrivere in due modi diversi, una è con la legge di gravitazione, cioè costante di gravitazione, massa di Saturno per la massa dell'oggetto di prova fratto la distanza totale, questa distanza qui, e indichiamo con la D maiuscola, elevata al quadrato. La distanza totale D è pari alla distanza misurata a partire dalla superficie terrestre più il raggio del pianeta. E quindi se vogliamo essere precisi, visto che qua c'è un terzo R, è un terzo R più R, cioè... 4 terzi per il raggio del pianeta. E questo 4 terzi R va inserito qui. La stessa forza però, partendo dalla definizione di campo, e cioè G uguale forza che agisce sull'oggetto di prova fratto la massa di prova, può essere scritta invertendo la definizione di campo, cioè prendiamo questa relazione e la utilizziamo per calcolare la forza. Quindi la forza sarà data dal campo gravitazionale per la massa di prova. Vi faccio notare che la massa di prova compare qui come fattore e qui come fattore. E quindi l'intensità del campo gravitazionale la ritroviamo qui espressa in funzione delle grandezze da cui dipende la costante di gravitazione, la massa e la distanza del punto nel quale stiamo cercando di calcolare l'intensità del campo, o meglio, poi per formula inversa cerchiamo di calcolare la massa. E quindi da qui già vediamo come informazione che esiste una relazione tra l'intensità del campo e la distanza dal pianeta. G è uguale a costante di gravitazione, massa del corpo celeste, che supponiamo di forma sferica, fratto la distanza dal centro del corpo celeste al quadrato. Se poi vogliamo esprimerla in funzione della distanza a partire dalla superficie del pianeta, qui compare un G massa fratto raggio più distanza al quadrato. Ora noi conosciamo questa informazione qui, che abbiamo visto è 4 terzi r, e stiamo cercando di ricavare il valore della massa. Da qui otteniamo che la massa di Saturno, e vale chiaramente per qualsiasi altro corpo celeste nelle stesse condizioni, è data dall'intensità del campo per la distanza r più d al quadrato e fratto la costante di gravitazione universale. E quindi abbiamo nel nostro caso intensità del campo, 4 terzi per il raggio del pianeta al quadrato, tutto tra parentesi al quadrato, fratto la costante di gravitazione. Quindi G, 4 terzi diventa 16 noni, il raggio è eh, 6,03 per 10 alla 7 metri, tutto al quadrato. E poi abbiamo la costante di, gra di gravitazione che è 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri su chilogrammi al quadrato. Da notare le dimensioni. Inseriamo poi il valore del campo gravitazionale, che nelle, nei dati del problema è 5,85 metri su secondi al quadrato. Quindi 5,85 metri su secondi al quadrato. Sotto abbiamo 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri su chilogrammi al quadrato e sopra abbiamo 16 noni per 6,03 al quadrato per 10 alla 14 metri quadri. Controlliamo le unità di misura, controlliamo gli ordini di grandezza e poi facciamo il conto nel dettaglio. Per quanto riguarda l'unità di misura, vediamo subito qualche semplificazione, metri quadri e metri quadri si semplifica. Poi abbiamo Newton su chilogrammi al quadrato. Vi ricordo che Newton è uguale a chilogrammi per metri su secondi al quadrato, da cui Newton su chilogrammi al quadrato è uguale a chilogrammi per metri su secondi al quadrato fratto chilogrammi al quadrato, il che significa... Kilogrammi e kg al quadrato si semplifica in parte, avete metri su secondi al quadrato fratto kg. Metri su secondi al quadrato e metri su secondi al quadrato si va a semplificare. E chilogrammi è al denominatore del denominatore e rimane, per cui di fatto l'unica unità di misura che sopravvive è kg. Vediamo l'ordine di grandezza, abbiamo un 10 alla 14, fratto 10 alla meno 11 fa 10 alla 25. E poi ci sono anche un 6,03 al quadrato, diciamo che è poco più di 36, quindi probabilmente con 10 alla 25 ce ne andremo a 10 alla 26. Poi c'è un uh, 5,85 fratto 6,67, non cambia l'ordine di grandezza e neanche 16 fratto 9. Quindi dovremmo essere intorno a 10 alla 26 kg come ordine di grandezza, il resto sono i dettagli che dovremmo ottenere facendo la combinazione fra i diversi fattori. Vediamo direttamente un po' nel risultato se coincide. Qua mi dà un 5,67 per 10 alla 26, quindi l'ordine di grandezza va a corrispondere, il dettaglio eventualmente lo potete controllare con una calcolatrice. E spero che l'esercizio vi abbia in qualche modo aiutato a capire meglio il concetto in sé, al di là poi delle difficoltà di natura matematica. La definizione di campo, cosa vuol dire campo gravitazionale, come questo dipenda dalle caratteristiche del corpo celeste che genera quel determinato campo e come dipende anche dalla distanza. La cosa importante è che quando ci allontaniamo sensibilmente dal pianeta, come nel nostro caso, cioè andiamo a considerare un, un oggetto che si trova ad una distanza considerevole dalla superficie del pianeta, confrontabile con il raggio, allora l'intensità del campo va a diminuire col quadrato della distanza. Per esempio l'accelerazione di gravità terrestre noi la consideriamo costante, ma perché di solito ci muoviamo in prossimità della superficie, anche quando ci spostiamo da un piano all'altro di una casa, per esempio... Le... Le variazioni di distanza sono molto piccole rispetto al raggio del pianeta. Ecco perché non risentiamo di quanto cambia l'accelerazione di gravità. Bene, a questo punto vado un attimo a controllare qualcuno degli altri esercizi. Un esercizio in particolare lo andiamo a prendere. Ci spostiamo a pagina 316. Supponi che uno speleologo di 70 kg scavi un tunnel che scende fino a 100 km sotto la superficie terrestre. Assumendo che la simmetria sferica della Terra non venga alterata e che la densità terrestre rimanga costante, quanto vale la forza di attrazione gravitazionale che agisce sullo speleologo in fondo al tunnel? Solitamente, se ragionassimo per quanto riguarda ciò che succede sulla superficie terrestre, nota la massa, utilizzeremo la classica accelerazione di gravità di 9,8 per calcolare la forza peso, che è la forza di interazione, ma stavolta c'è una discesa a 100 km di profondità, ammesso che sia tecnicamente possibile una discesa del genere. Eh, però supponiamo di poter scendere a questa profondità, 100 km. Cosa succede in questo caso? Succede qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel, nell'esempio di Saturno. Qui abbiamo una dipendenza della distanza legata al fatto che ci stiamo allontanando dal pianeta. Se invece scendiamo all'interno del pianeta, vediamo quello che va a succedere adesso. Cerco di fare stavolta il disegno in modo un po' più preciso. Ok, supponiamo che questa sia la Terra. Adesso facciamo un'altra superficie sferica, facciamo una sfera di raggio un po' più piccolo ma concentrica con la prima. Anche se il disegno non ha la pretesa di essere in scala è fatto un po' meglio dei precedenti. Allora supponiamo che questo che rappresento in nero sia il raggio terrestre come lo conosciamo. Stiamo supponendo che la Terra sia perfettamente sferica e perfettamente omogenea nella distribuzione della sua massa. Se il nostro intraprendente speleologo è sceso a 100 km di profondità, supponiamo che sia arrivato qui e qui magari c'è il tunnel che è stato scavato. Chiaramente adesso andiamo a considerare la sua distanza dal centro della Terra, indichiamola con la D. Stavolta D è minore del raggio terrestre. Cosa succede alla forza di gravità in questo caso? Nell'utilizzare la, la legge di gravitazione universale, Sappiamo che vanno inserite la costante di gravitazione, due masse, chiamiamole m1 ed m2, e poi c'è una distanza al quadrato. C'è un problema che si pone adesso. Questa relazione vale tecnicamente per l'interazione fra due corpi che abbiano dimensioni nulle, cioè due corpi puntiformi o quantomeno le cui dimensioni siano piccole rispetto alla loro distanza. Quindi se prendiamo ad esempio il Sole e la Terra posti a grande distanza fra di loro, il fatto che eh, non siano puntiformi è compensato dalla grande distanza, grande rispetto alle loro dimensioni, per cui possiamo fare finta che siano puntiformi. Cosa succede se qui abbiamo a che fare invece con un oggetto grande, tutt'altro che di dimensioni trascurabili rispetto alla distanza, anzi, anzi, qui la distanza è inferiore alle dimensioni di uno dei due oggetti. Allora, in questo caso si può dimostrare che l'interazione gravitazionale può ancora essere calcolata con una formula di questo genere, però con una correzione. La massa del corpo che stiamo considerando puntiforme, cioè quella dello speleologo, possiamo continuare a metterla così com'è, ma per quanto riguarda la seconda massa, quella del corpo celeste, che ha la massa più grande qui, non possiamo considerarla per intero, ma dobbiamo soltanto considerare la massa compresa all'interno di una sfera che abbia un raggio pari alla distanza che ha lo speleologo nel nostro caso dal centro della Terra stessa. La massa che sta al di sopra dello speleologo, distribuita in modo sfericamente simmetrico rispetto al centro, non ha influenza sulla forza che questo speleologo risente. Va considerata soltanto questa parte della massa. La distanza sta diminuendo, e quindi questo dovrebbe far aumentare la forza, ma nel frattempo al diminuire della distanza. Diminuisce la massa effettivamente compresa. Quindi stavolta la massa M1 non è l'intera massa terrestre, ma è minore della massa terrestre e quella parte della massa terrestre è compresa dentro questa sfera più piccola. E allora quello che dobbiamo fare noi adesso è calcolare quanto vale questa massa. Vi ricordo che nelle ipotesi dell'esercizio la Terra è omogenea, che vuol dire. Vuol dire che la densità della Terra viene considerata uguale dappertutto, densità costante. Come ci aiuta questo a calcolare la massa? Beh, basta fare una considerazione sulla densità. Andiamo a calcolare la densità della Terra. C'è solo un piccolo problema di sovrapposizione nelle notazioni. Io ho indicato con la lettera D il valore della distanza. La densità la dobbiamo indicare con un'altra lettera. Utilizzeremo la D maiuscola. Supponiamo che d maiuscolo sia la densità della Terra. Se io devo calcolare la densità della Terra, devo fare il rapporto fra la sua massa e il suo volume. 4 terzi pi greco per il raggio della Terra al cubo. D'altro canto, la stessa densità io posso calcolarla, visto che la stiamo considerando costante, anche se prendono non l'intera Terra, ma soltanto la parte più interna. Quindi la massa che sto cercando di calcolare, questa della parte interna, e il raggio D minuscolo M1 fratto 4 terzi pi greco per la distanza D elevato al cubo, che è il nuovo raggio. Siccome stiamo considerando la Terra omogenea, queste due densità sono uguali, e quindi ci ritroviamo con un'uguaglianza tra queste due frazioni, uguaglianza che ci aiuta a capire quanto vale la massa M1. Troviamo così che la massa M1 fratto 4 terzi pi greco per la distanza d al cubo coincide con il rapporto della massa della Terra fratto 4 terzi pi greco per il raggio della Terra al cubo. Siamo fortunati, 4 terzi pi greco e 4 terzi pi greco si va a semplificare. Troviamo così una proporzionalità tra masse e distanze elevate al cubo, cioè il rapporto M1 su d al cubo coincide con il rapporto massa della Terra fratto raggio della Terra elevato al cubo. E questo permette di calcolare il valore della massa. M1 è uguale alla massa della Terra per il rapporto D su RT al cubo e al cubo. Come vedete, è con la terza potenza della distanza dal centro che va il valore della massa. Man mano che ci avviciniamo al centro, la distanza D diminuisce e diminuisce di conseguenza anche la massa in modo direttamente proporzionale. Al cubo della distanza. C'è da osservare che qualora la distanza dovesse scendere al valore 0, cioè se la nostra esplorazione verso il centro della Terra dovesse continuare fino ad arrivare al centro, la massa che dobbiamo mettere qui diventa nulla, il che significa che si annulla anche la forza. E se ci pensate è abbastanza naturale che la forza sia nulla, perché se siamo al centro, la forza non può avere nessuna direzione precisa per questione quest di simmetria. Siamo esattamente nel centro di simmetria del sistema e se ci troviamo al centro della Terra, nonostante la grande massa della Terra, la forza è nulla. Una conseguenza del fatto che la Terra ha una distribuzione più o meno simmetrica della sua massa. Ora andiamo a utilizzare la legge di gravitazione per cal calcolare la forza subita dal nostro esploratore. Andiamo cioè a sostituire il valore della massa, m1, nella legge di gravitazione, lasciando la massa dell'esploratore invariata costante di gravitazione. Al posto della massa M1 mettiamo la massa della Terra per la distanza d al cubo fratto il raggio della Terra al cubo. Tutta questa è la massa M1. Qui mettiamo la massa dell'esploratore M2 e poi dividiamo per la distanza d al quadrato. Vi faccio notare che già subito si vede come la distanza d al cubo e la distanza d al quadrato si semplificano in parte di al cubo e d al quadrato e si ottiene un risultato abbastanza particolare non abbiamo più una dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza perché il, se il denominatore si è semplificato e quindi compare un g massa della terra fratto il raggio della terra al cubo e poi c'è la massa del, eh, dell'esploratore la mettiamo evidenziata a parte e ancora a parte mettiamo invece la distanza d che è rimasta. Significa che la forza f è direttamente proporzionale alla distanza dal centro, non inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Significa che più lontani ci troviamo dal centro, più grande è la forza. Il massimo ovviamente si raggiunge quando siete esattamente sulla superficie terrestre. Dopodiché questo discorso... Della proporzionalità non, non funziona più, Abbiamo, torniamo ad avere con una massa costante della Terra la dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza, e quindi la, la forza torna a decrescere. Ma quando siamo all'interno, la forza decresce man mano che ci avviciniamo al centro della Terra fino ad arrivare a zero quando arriviamo esattamente nel centro. Quindi, per calcolare la forza, dobbiamo utilizzare questa formula qui. Mettiamo i dati e vediamo dimensionalmente se ci siamo, e anche numericamente. 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri fratto kg al quadrato. Poi abbiamo la massa della Terra, che se non ricordo male è intorno a 5,97 se non sbaglio per 10 alla 24 kg. Poi abbiamo il raggio della Terra, 6,3 per 10 alla 6 metri, eh, tutto elevato alla terza. E infine abbiamo la distanza, che nel nostro caso è diminuita di circa 100 km, quindi se qua c'è 6,3, qua metteremo un 6,2 per 10 alla 6 metri. E poi c'è la massa, la massa del, del nostro personaggio, che è di 70 kg. Vediamo, innanzitutto, se coincidono le unità di misura. Allora abbiamo massa, massa e massa al quadrato, quindi. Chilogrammi al quadrato, chilogrammi, chilogrammi vanno via. Poi abbiamo metri, metri al cubo e metri quadri. Quindi anche le unità di misura di lunghezza si vanno a semplificare tutte. Rimane invece in evidenza Newton, cioè il valore della forza che quindi dovrebbe corrispondere. Dopodiché dovete controllare gli ordini di grandezza e fare il calcolo numericamente. Teoricamente dovrebbe venire una forza leggermente inferiore a quella che normalmente sarebbe la forza peso di una persona di 70 kg. Il calcolo magari lo lascio completare a voi da un punto di vista numerico. In ogni caso il risultato viene in Newton. Possiamo anche esprimere... Questa stessa formula tenendo conto del peso iniziale, vedere un po' di quanto cambia in percentuale, riscrivo io l'espressione della forza. Forza uguale, costante di gravitazione, poi abbiamo la massa della Terra fratto il raggio della Terra al cubo, poi abbiamo la distanza d e abbiamo la massa m dell'oggetto di prova, non la chiamo più m2, la chiamo m in generale. G, massa della Terra per m fratto il raggio della Terra al quadrato. E un fattore R ce lo lasciamo e lo mettiamo insieme a D, come rapporto D su R. Questa, se guardate, è l'accelerazione di gravità, perché se mettiamo la, il, come distanza il raggio della Terra otteniamo l'accelerazione di gravità, moltiplicato la massa M, quella che normalmente sarebbe la forza peso sulla superficie terrestre. Eh, D è pari al raggio meno la h, dove h sono i 100 km di profondità eh, del nostro scavo, quindi della nostra discesa verso il centro della Terra, otteniamo per quanto riguarda la forza peso una formula che forse è più comprensibile rispetto a quella precedente. Abbiamo la forza peso che normalmente viene misurata per il rapporto r-h fratto r o anche forza peso. Per 1-H fratto R. Se ci troviamo sulla superficie terrestre, H vale 0 e la forza coincide con la forza peso. Se invece scendiamo verso il centro della Terra, dobbiamo correggere il fattore 1 di una quantità che pari al rapporto tra la distanza che abbiamo percorso verso il centro della Terra e il raggio della Terra stesso. Probabilmente questa permette più facilmente di comprendere cosa succede. La forza comunque decresce in modo proporzionale alla, alla profondità, cioè la variazione della forza è proporzionale alla profondità che abbiamo scelto di percorrere. Nel nostro caso eh, H è 100 e R è il raggio terrestre, quindi dovete andare a prendere nelle tabelle il raggio della Terra che è circa 6300 km. Ovviamente il valore esatto non è 6300, lo vedete in tabella è 6300 e 6300 è qualcosa. Poi teoricamente la Terra non è neanche perfettamente sferica, prendete il raggio medio o il raggio equatoriale come prima approssimazione, fino alla terza cifra significativa dovrebbe funzionare. Se è per questo c'è un'approssimazione in più che abbiamo fatto, abbiamo detto che la Terra è omogenea, cioè la densità è costante, in realtà non è vero. La densità media delle rocce sulla crosta terrestre è inferiore rispetto alla densità che trovate nel centro della Terra che è fatta soprattutto di materiali ferrosi. Che hanno una densità maggiore. Però, vabbè, è una prima approssimazione per capire cosa, cosa succede. Quello che abbiamo visto adesso, che è estremamente utile per capire come funziona la, il campo gravitazionale all'interno di un pianeta, ci porta ad un risultato abbastanza sconcertante. Adesso vi faccio vedere una cosa. Rivediamo questo risultato sotto un altro profilo, sotto un altro punto di vista. Immaginiamo di fare un foro da parte a parte, immaginiamo di, di fare il nostro scavo fino ad arrivare a al punto diametralmente opposto della Terra. Ovviamente non è materialmente possibile, però immaginiamo di poterlo fare. Quindi abbiamo un tunnel che è più di 12.000 km, che ci permette, per esempio, nel nostro caso, di arrivare più o meno in Nuova Zelanda. E cosa succede se una persona che si trova qui, ovviamente il disegno non è in scala, se no questo è un gigante, si lascia andare in questo buco, si butta in questo pozzo e si lascia cadere sotto l'azione della forza di gravità? La forza F abbiamo detto che è direttamente proporzionale alla distanza. Se vedete qui abbiamo forza peso per distanza fratto il raggio. Ovvero forza peso fratto il raggio, evidenziamo la dipendenza della distanza, adesso chiamiamo k questa costante, il rapporto tra la forza peso e il raggio terrestre. E ci troviamo con la forza che è uguale a k per la distanza d quando si trova qui ad una qualunque distanza dal centro, questa distanza qui. Vi ricorda nulla questa espressione? Quale forza di solito nella nostra esperienza didattica è direttamente proporzionale alla distanza da un punto di equilibrio? Questa è la legge di Hooke. Quindi di fatto stiamo scoprendo che la forza di gravità si comporta all'interno di un corpo celeste a densità omogenea esattamente come una molla di costante elastica K pari al rapporto tra la forza peso e il raggio del pianeta. Ma da un punto di vista matematico è esattamente la legge di Hooke, è una forza di richiamo direttamente proporzionale alla distanza dal centro. E come si muove una pallina attaccata ad una molla? Se io la lascio andare. Si muove di moto armonico, esattamente, quindi quello che succede è che man mano che questa persona cade qua dentro, la forza diminuisce perché si sta avvicinando al centro, la sua accelerazione aumenta progressivamente, arriva al centro, in questo momento la forza è nulla, ma la velocità è massima. Dopodiché, quando prosegue oltre, la forza chiaramente cambia verso e diretta di nuovo verso il centro della Terra, ma al contrario. In pratica lui si trova con la sensazione di essere capovolto. Ma in realtà sta proseguendo esattamente come era. La forza aumenta in modo proporzionale alla distanza e il valore massimo pari alla forza peso viene raggiunto quando arriva qui, ma in questo caso si ferma, la velocità si annulla e cade all'indietro esattamente come aveva fatto. Aumenta la velocità, velocità massima in questo punto, la forza diminuisce, arriva qui e torna indietro e così via. È possibile anche calcolare quant'è il periodo. Infatti per un uh... Corpo sottoposto alla forza elastica, noi sappiamo che il periodo è dato da 2π per radice di m su k, dove k è la costante elastica. Quindi possiamo scoprire quale sarebbe il periodo se noi utilizzassimo eh, la Terra come un'enorme molla. Così possiamo vedere quanto tempo occorrerebbe per arrivare con questo metodo eh, in Nuova Zelanda e poi tornare indietro a casa. Al posto di K dovremmo mettere la forza peso fratto il raggio della Terra. D'altro canto, la forza peso è a sua volta il prodotto della massa per l'accelerazione di gravità fratto il raggio della Terra. Quindi, come vediamo, il risultato non dipende da chi in particolare fa l'esperimento. Qualunque oggetto segue lo stesso tipo di moto. E così avete 2π per radice di... R fratto G, che somiglia tanto alla formula per il calcolo del periodo del pendolo di un pendolo che ha per lunghezza l'intero raggio terrestre. Qua abbiamo 6,3 per 10 alla 6 metri, sotto abbiamo 9,8 eh, metri su secondi al quadrato, come vedete l'unità di misura. Si vanno a semplificare in parte, c'è secondi al quadrato che sotto radice diventa secondi e passa al numeratore. Quindi avete 2π eh, radice di 6,3 per 10 alla 6 fratto 9,8 espresso in secondi. Quindi di fatto abbiamo circa due ore di tempo. In circa due ore, questa persona arriva in Nuova Zelanda e torna indietro. Ovviamente viaggerà molto veloce soprattutto in vicinanza del centro della Terra.